Per preparare le arancine abbiamo prima di tutto fatto un classico risotto allo zafferano, facendo soffriggere la cipolla in un po' di olio, aggiungendo poi il riso, sfumando con il vino bianco e cuocendo con brodo vegetale. Abbiamo mantecato con un po' di burro e zafferano e lo abbiamo lasciato freddare completamente. Per il ripieno alla carne abbiamo soffritto la cipolla con carota e sedano, unito la carne macinata e sfumato con vino rosso. Abbiamo aggiunto i piselli e del concentrato di pomodoro. Abbiamo fatto cuocere per circa un'ora fino ad ottenere un ragù abbastanza ristretto. Per il ripieno al burro abbiamo fatto una besciamella molto cremosa, alla quale abbiamo aggiunto i cubetti di prosciutto e di mozzarella, un po' di pepe e il parmigiano grattugiato. Abbiamo formato delle palline con il risotto freddo, le abbiamo schiacciate e farcite, le abbiamo ricoperte con un'altra pallina di riso per poi dare la forma sferica alle arancine alla carne e con il pizzo alle arancine al burro. Abbiamo ricoperto le arancine delicatamente con una pastella abbastanza liquida e poi le abbiamo panate avendo cura di compattarle bene. Infine abbiamo fritto in olio bollente e scolato su carta assorbente.